boy was a boy who could play, you bet. Oh, how they swayed when he played on his old cornet. He's got a smile and a cute little style that's all his own. He'd mute his old cornet and then he'd make it moan. Do-a-da-do-a-da-do-a-da-do. Nothing to it but it's sweet. That tune goes right to your feet. Do-a-da-do made a hit with the girls. They had their hair bobbed and gave him the curls. Oh, how he blew that do-a-da-do-a-da-do. Siamo prontissimi, guarda, abbiamo montato questo tendone qua con gran fatica tra permessi tutto e abbiamo portato il circo in centro città, cosa che è roba d'altri tempi, diciamo, sai che oramai i circhi montano fuori la città e tutti. Invece il fatto di avere questo tendone colorato in mezzo a questi palazzi sinceramente ci inorgoglisce. Inoltre l'interno, come potete vedere, è curato con i mini particolari, quindi con velluti rossi, sedie rosse, tutto vellutato, tutto palchettato, perché abbiamo deciso di fare una teatro tenda, un circo teatro un po' particolare, dove raccontare la storia del circo all'interno sotto tendone da circo. 7 artisti, 4 nazionalità diverse, io avrò il ruolo di ringmaster, quindi racconterò questa storia introducendo i vari artisti, questo fil rouge. Ci tengo a precisare che siamo sotto tendone da circo, ma non è un circo tradizionale, siamo moderni ma non è un circo contemporaneo, c'è solo da divertirsi, non amiamo essere catalogati, quindi venite, divertitevi e godetevi questo tendone, questa fantastica location. Mi sembra di entrare in un mondo a parte, in un mondo particolare. Sì, fa molta impressione entrare tra i palazzi e trovarsi in questo ambiente qua. Che qua comunque siamo in un ambiente culturale molto forte, perché siamo all'interno del Checky Point, una sorta di casa del quartiere dove abbiamo le officine creative, un teatro da 200 posti là, una palestra d'allenamento lì, un banco alimentare, e ci hanno dato la possibilità di montare appunto questo tendone da circo e spero di riempire. Debuttiamo il 24 di marzo alle ore 21, biglietto unico 10 euro. Se volete prenotare chiamate pure, tanto vi rispondo io, 340 24 28 870. Anzi, per il debutto prenotate, perché comunque il tendone ha una capacità di 200 posti, siamo già quasi a 100 prenotati, quindi sta andando bene. Prima parlavamo di una cosa particolare, di fare gli spettacoli il lunedì sera. Esattamente. L'idea è molto bella, perché il circo lavora così, abbiamo contaminato il circo inteso come circo e altro tipo di attrazione. Abbiamo deciso di fare un po' un mix e il circo lavora anche giustamente di giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Il lunedì è un buon giorno perché molti che lavorano il sabato e la domenica, come gli esercenti oppure i vari ristoratori e tutto, hanno il lunedì sera libero, non c'è mai niente da fare, quindi possono venire qua a divertirsi. Ci sono spettacoli pomeridiani, quindi più per famiglie, che sono il sabato alle 17, la domenica alle 16 e alle 18, spettacoli serali giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì, giovedì, venerdì, sabato e lunedì, non la domenica sera, alle ore 21. È una comicità moderna, per chi mi conosce lo sa, quindi adatto anche a giovani, qualsiasi fascia di età va benissimo. Piove, spettacolo bagnato, spettacolo fortunato. Esatto, ottimo, questa pioggerellina è ottima perché magari la gente non si va a fare il weekend fuori. Esatto. E viene al circo. Dentro siamo in piena attività, stiamo lavorando, abbiamo già in realtà inaugurato il tendone l'altra settimana ospitando il circo Braida con Beppe Braida, Pino Campagna, è andato benissimo, 200 posti esauriti il mercoledì e 200 il giovedì, e quindi speriamo il venerdì di andare avanti e replicare così. Crazy Dream Circus, crazy perché è un po' mattarello, un'idea un po' folle, obiettivamente di questi tempi aprire un circo così un po' folle, dream perché è comunque un sogno, il sogno del bambino che si realizza, circus perché il tema principalmente è circo, anche se ci saranno anche numeri di magia, ballerini, acrobati, giocolieri, un po' di tutto. Oh, how he blew that do-a-da-do-a-da-do.